Mappamercato. La mappamercato ha lo scopo di rappresentare graficamente i titoli riportati in tabellone quotazione, in base a criteri che potrò definire tramite le impostazioni, dando la possibilità di dare una maggiore evidenza grafica ai titoli con maggior capitalizzazione, volumi o controvalore. La mappamercato è inoltre disponibile non solo sui tabelloni, ma anche per le liste personali. Ma vediamo un esempio per meglio chiarire quanto indicato. La mappa mercato è sempre disponibile e per accedere sul tabellone dobbiamo scegliere il pulsante modalità Stock List mappa mercato, che troviamo in alto a destra come icona. Si può notare come, alla pressione del pulsante, cambi totalmente la finestra, passando appunto alla mappa mercato. La dimensione del quadrato che rappresenta ogni titolo è variabile in funzione del controvalore di scambio del titolo per la seduta di borsa, della capitalizzazione del titolo, piuttosto in base al volume scambiato. Queste scelte sono impostabili tramite il formato della rappresentazione che vedremo in seguito. Potete inoltre vedere come fermando il puntatore del mouse su un quadrato specifico, verrà visualizzato un messaggio di riepilogo sul titolo che riporta alcune sintetiche indicazioni, tra le quali variazione percentuale, volume e controvalore. Il colore rappresenta invece l'andamento del titolo, dal più positivo, rappresentato con il verde scuro, al titolo più negativo, con il rosso scuro. Come vedete, ci sono anche altre sfumature, tra il verde e il rosso, che rappresentano i valori intermedi tra questi due estremi di colore. È impostabile anche questo tramite la finestra specifica che andiamo a dettagliare. Per accedere, richiamo il menu contestuale col tasto destro del mouse e scelgo la voce Formato. La sezione Visualizzatore Mercato è quella di nostro riferimento in relazione alla mappa mercato. Vedete com'è possibile impostare la sfumatura di colore per identificare con colpo d'occhio la prestazione del titolo. Nell'esempio visto poco fa, infatti, la scala andava dal rosso al verde. Se desidero avere colori differenti, posso indicarli qui, così come posso dare dei valori di riferimento per impostare i limiti di questa sfumatura. Nel nostro esempio va da meno 3 a più 3. Quando fuori da questi valori sarà totalmente rosso o verde, a prescindere dal fatto che sia più 3,1 o più 4,5. Invece, poco più a destra, possiamo modificare il tipo di valorizzazione scegliendo tra controvalore, capitalizzazione e volume dal menu a tendina, facendo quindi sì che i quadrati rappresentino i titoli in base alla scelta effettuata qui.